Salve a tutti e benvenuti a questo primo resoconto relativo appunto al primo turno del torneo del canale 2013. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti perché alla fine ci sono stati soltanto tipo 8 forfè, di cui qualcuno dovuto a qualche persona che non ha potuto proprio partecipare per motivi di tempo e magari anche perché non era ben chiaro come e dove poter giocare. Sono sicuro che nelle prossime settimane recupereremo sicuramente qualcuno di questi. Vediamo quindi velocemente di riepilogare i risultati del primo turno. Eccolo qua il tabellone con tutti i risultati. Sono state parecchie vittorie e sconfitte, pochissime patte, una cosa abbastanza strana comunque, insomma non così strana come se fosse stato un torneo lungo. Nei tornei a tempo breve è abbastanza difficile che non si creino sbilanciamenti tali da poter arrivare in una patta in finale. Questa è invece la lista degli accoppiamenti relativi al secondo turno, che tra l'altro è già pronta sul sito del torneo. Se non vi ricordate l'URL, andatelo a vedere nella descrizione di questo video. Potete già contattare il nuovo avversario, chiedergli l'amicizia e fissare un nuovo incontro. Possibilmente anche prima di giovedì prossimo, ovviamente al solito giovedì è la scadenza per poter effettuare le partite del torneo. Probabilmente giovedì prossimo non potrò essere presente live, comunque fate lo stesso, comunicatemi eventuali forfè se il vostro avversario non si è presentato. Io comunque terrò un occhio elettronico sul torneo, prendo degli screenshot automatici, quindi potrò comunque controllare dalle 9:30 alle 10 chi sarà online. Vediamo ora alcuni esempi di partite che sono state giocate nel torneo che reputo abbastanza interessanti. Cominciamo ad esempio dalla scacchiera 19esima, che ha visto Episolar affrontare Checkmate the King. Siamo partiti con praticamente un'apertura siciliana. A questo punto cavallo c3, una variante che prelude di solito a siciliane chiuse. Di solito si gioca piuttosto cavallo f3 proprio per attaccare questo punto d4, in modo da spingere subito in d4 e aprirsi le linee d'attacco. Ok, dopo comunque cavallo c3 e6 e il bianco va per l'attacco Grand Prix, spingendo in f4. Questa sembra una mossa un pochino insicura perché apre questa diagonale sul re, ma per il momento il nero non desta alcuna preoccupazione visto che non ha linee aperte per l'attacco su questa diagonale. Inoltre questi due pedoni controllano efficacemente il centro, quindi in qualche modo compongono una certa qualità per lo sviluppo del bianco. Ok, g6, normalmente visto che l'alfiere campo scuro non si può sviluppare su questa direttrice verrà messo in fianchetto. Cavallo f3, giustamente dopo aver spinto il pedone f ci possiamo mettere il cavallo dietro. Alfiere g7, l'alfiere viene messo in fianchetto. Alfiere c4, il bianco comincia a martellare il punto f7. Ora qui normalmente si gioca cavallo c6, proprio per rafforzare ancora il controllo del nero sulla casa d4, altrimenti il bianco potrebbe essere facilitato a spingere proprio direttamente in d4. Qui il bianco arrocca, di solito un tentativo d'attacco che potrebbe essere cavallo g5, a questo punto viene sufficientemente fermato dalla mossa e6 che blocca diciamo l'attacco che il bianco ha sul punto debole f7. Ok, il nero qui però invece di giocare cavallo c6 ha giocato direttamente e6, subito rinforzando questa difesa su questa diagonale. Il problema è che, come detto, questo rende possibile immediatamente la spinta d4, il bianco quindi si apre la via per l'alfiere campo scuro e inoltre comincia a porre un serio punto di domanda alla struttura pedonale del nero. Difatti se ora il bianco cattura in c5, il nero ricattura col pedone d,
Bianco può cambiare le donne e il nero è costretto a rimanere con il re al centro. Per questo motivo il nero ha catturato il pedone, ma qui, dopo cavallo per d4, il bianco ora si trova con tre pezzi ben sviluppati e centralizzati contro praticamente il solo pezzo del nero, alfiere campo scuro, e questo sicuramente è un vantaggio di sviluppo che ha il bianco. Alfiere d7, ecco un'altra piccola imprecisione. Questo alfiere sì, da qualche parte va sviluppato, probabilmente poteva essere sviluppato più tardi, però il problema è che interrompe la linea di difesa della donna sul pedone. Quindi a questo punto il bianco ha giocato cavallo di b5, proprio con l'idea di attaccare doppiamente il pedone. E ora cominciano a essere problemi abbastanza seri per il nero. La mossa migliore qui addirittura è alfiere per c3, a cui seguiva cavallo per c3 per evitare di distruggersi la struttura pedonale. Tuttavia il nero a questo punto ha perso il suo pezzo da 90, l'alfiere fianchettato camposcuro, e ora l'alfiere camposcuro del nero del bianco detterà legge, quindi diciamo il bianco accumula ulteriore vantaggio. Alternativamente il nero poteva cambiare il cavallo sull'alfiere. Cavallo per alfiere, comunque rimaneva questa debolezza. Tra l'altro il pedone non può essere neanche facilmente spinto per via di tutti gli attacchi che il bianco ha sulla casa d5. Viceversa, nella giocata alfiere c6, e in questo caso però si disinteressa completamente del pedone d5, quindi il bianco lo cattura da scacco, e se il nero non vuol perdere la donna deve spostare il re, perdendo così la possibilità di arroccare. Da un punto di vista strategico la posizione del nero è pessima, proprio perché ora ha il re al centro ed è impossibilità di arroccare. Tra l'altro il posizionamento di questo cavallo così forte è sicuramente un altro vantaggio che ha il bianco. L'unico vantaggio che ha il nero ora è il fatto di poter cambiare l'alfiere sul cavallo, creando questa impedonatura e un eventuale attacco dell'altro alfiere che può dare, ad esempio, sul punto g2 o sulla torre. Tra l'altro ora con questa mossa di re nello sta minacciando anche di catturare il cavallo. A questo punto c'è una mossa che il bianco fa e che permette di salvare un po' capre e cavoli. E5 blocca sia questo alfiere, difende il cavallo. L'unica cosa che non fa è difendere questa diagonale. Difatti qui il nero potrebbe prendere questo pedone. Tuttavia il ruolo fortissimo d'attacco che ha questo cavallo compensa ampiamente eventuali perdite. Comunque qui il nero prima gioca cavallo h6, cercano una via di sbocco per questo cavallo poveretto che era rimasto ancora nella casa di partenza. E qui alfiere 3, il bianco sviluppa un altro pezzo con l'idea di assommarlo all'attacco degli altri. Qui nero prende il pedone, non è però un problema. Alternativamente avrebbe potuto giocare cavallo d7 prima ancora di attaccare il pedone g2, proprio per evitare all'alfiere campo oscuro di giungere così facilmente in c4. Comunque, dopo alfiere per g2, alfiere c5, ovviamente il bianco si disinteressa della torre perché ora sta minacciando roba pesa, ad esempio questo scacco di scoperta che costringerebbe il nero a perdere la donna. Per questo il nero sposta la donna in c7, che apparentemente può essere una mossa decente. Perché? Perché va a minacciare l'alfiere c5, che è appunto l'alfiere che potrebbe dare scacco di scoperta. Quindi trucchetti come ad esempio cavallo b5, che minaccerebbero di catturare la donna perché questo è scacco, potrebbero essere affrontati dal nero semplicemente catturando il pezzo che dà lo scacco di scoperta. Tuttavia in questa variante purtroppo il nero finisce in un matto in due, un matto che comincia con uno scacco doppio di scoperta. Levando di mezzo il cavallo, il bianco dà scacco contemporaneamente con due pezzi e non c'è soluzione per il nero deve per forza muovere il re, non può né catturare l'uno né l'altro pezzo perché comunque rimarrebbe lo scacco dato dal pezzo non catturato. Quindi qui unica mossa re e 8, cavallo per alfiere, scacco matto. Qui probabilmente l'unica mossa che poteva salvare in qualche modo il nero era donna d7, che metteva quindi la donna a riparo da qualsiasi
attacco del cavallo con scoperta sul re, trucchi come cavallo f5, scacco doppio a questo punto non funzionavano perché il re si poteva porre stavolta in d8, casa lasciata libera dalla donna, e a questo punto la donna funge anche da scudo sul proprio re, qui il nero in qualche modo forse si poteva salvare, anche contando sul fatto che ora sta minacciando la torre nell'angolo, ma comunque il bianco anche in questo caso avrebbe avuto altre risorse, come ad esempio cavallo per b7, scacco. Il re si muove ad esempio in e8, perché ora la casa di 8 è coperta, alfiere b5, andando a inchiodare la donna sul re. Qui se la donna prende c'è direttamente matto, anche se il bianco avrebbe potuto comunque catturare la donna guadagnando materiale. Vediamo ora rapidamente cosa è successo in prima scacchiera, dove testa di serie numero 1 vola Carb affrontato David the King, quindi bianco vola Carb, David the King nero. Anche qui, guarda caso, apertura siciliana, che il bianco tenta di tenere abbastanza chiusa il più possibile, non viene di fatti effettuata la solita spinta dei 4 per aprire il gioco. La creazione di questo buco non è un grande problema, almeno finché il bianco può tenere il cavallo a far la guardia. Ora, il problema del nero è che qui sta perdendo veramente molti tempi. Ora, ad esempio, la condizione dello sviluppo è abbastanza simile, due pezzi sviluppati per il nero, due pezzi sviluppati per il bianco, però il bianco ha molte più linee di sviluppo aperte. Infatti qui porta fuori anche l'alfiere, il cavallo, nero arrocca e tipica struttura a batteria per andare eventualmente a scalzare l'alfiere di fianchetto. Ok, nero tenta un attacco sul lato di re, che però in qualche modo sta già cominciando a debolire le difese del re nero. Il bianco viceversa comincia a puntare sul punto debole del nero, che è questo pedone isolato al centro, il pedone D. Ok, F4 è una mossa interessante, proprio perché sta cercando di rimuovere l'alfiere dalla difesa del cavallo, che poi potrebbe venire catturato. Quindi in questo caso il bianco fa la mossa giusta, cattura il cavallo in C6, quindi togliendo dalle acque cattive il proprio cavallo. Qui però il nero ricattura con il pedone B, che è una mossa molto passiva, difatti lascia immediatamente questo pedone in presa e lascia tutti i pezzi nettamente in difesa. Probabilmente qui era meglio render pan per focaccia. Ora questo cavallo sta attaccando la donna, ma anche il nero lo sta facendo, quindi eventualmente se anche il bianco continuava a prendere la donna, anche nero l'avrebbe potuta catturare mantenendo il materiale in parità. Quindi una variante possibile potrebbe essere questa, dove alla fine comunque il nero rimane con un pedone in meno, ma almeno ha più possibilità di sviluppo con questa linea aperta per l'alfiere e comunque questa debolezza, il pedone isolato, e anche per il bianco, che comunque dopo B per C bianco guadagna un pedone, nero cattura in C3, ma il bianco preferisce ottenere questa impedonatura per mantenere il forte attacco sul pedone D6, che ben presto vedremo cadrà. Ok, cade, ma viene ricatturato dal cavallo. Ora questo cavallo è in una posizione un pochino ambigua perché è inchiodato sulla propria donna. Quindi il bianco toglie l'alfiere dal pericolo, lo gioca in H6, guadagna un tempo sulla torre, e ora C4 attacca il pezzo inchiodato che deve in qualche modo cedere il passo. Ora il nero riesce in qualche modo a salvarsi perché ha questa piccola mossa che gli permette a sua volta di inchiodare il pedone C. Eventualmente qui bianco avrebbe potuto semplicemente mettere in salvo il proprio alfiere e continuare l'attacco sul cavallo, che comunque si poteva in qualche modo schiodare, l'altro però eventualmente lasciando magari in presa questo pedone.
Comunque, dopo che il bianco ha catturato il cavallo, il nero si rifà con torre per e2 e donna d4. Il bianco la donna minacciata, non perde tempo, la porta subito in d4 minacciando matto, quindi il nero deve prendere dei provvedimenti. Torre 7 e purtroppo però in questo caso lascia la torre inchiodata sulla donna. E a questo punto i giochi sono abbastanza facili, a parte dopo questo c5 che c'è questa piccola inesattezza, donna per c5, che avrebbe fornito la possibilità al nero di giocare torre c7 che toglie la torre dal pericolo e inoltre attacca la donna avversaria. Qui se il bianco prende, anche il nero si rifà catturando la donna, rimanendo certo una parità materiale, comunque il bianco è in vantaggio di pedoni, quindi non dovrebbe aver comunque problemi per vincere. Comunque torre c8, a questo punto è abbastanza facile per il bianco giungere a conclusione. Questo pedone è il principale problema del nero, difeso dall'alfiere, c'è veramente poco da fare. Okay, quindi vediamo rapidamente come riesce a convertire in vittoria questa partita. Tanto vengono cambiate le torri. E poi il bianco si appresta anche a sacrificare la qualità, tanto ha un pezzo in più. A questo punto i pedoni da sé non vanno da nessuna parte, il re nero dovrà rimanere a difendere il proprio pedone, ma con la presenza dell'alfiere campo scuro non c'è verso per il re nero di fare alcunché. Il bianco riesce facilmente a promuovere e a vincere la partita. Andiamo infine a quest'ultima partita che è qui giunta alla mossa 25. Il bianco sta per fare la 26esima mossa, giocata tra The Troll Doll e Rigel, scritto R1G3L. Abbiamo qui che il bianco ovviamente è in netto svantaggio sia di pedoni che di materiale, ha anche la qualità in meno e qui decide di giocare il tutto per tutto cavallo H5. Ora effettivamente sta minacciando matto, già sarebbe probabilmente stata sufficiente catturare questo cavallo, anche se poi il bianco si riprende la qualità con questo scacco e attacco a torre. Comunque ne era sufficienti pedoni in più per poter vincere tranquillamente. Tuttavia il nero aveva anche di meglio, ad esempio donna d1, e stavolta l'attacco doppio lo dà il nero catturando il cavallo alla mossa successiva e qui decisamente partita vinta per il nero. Tuttavia qui il nero ha giocato donna f7 che riapre qualche speranza al bianco. Ancora non ci sono problemi, il bianco gioca h3. Al solito se pedone per cavallo c'è il solito trucchetto dell'attacco doppio e qui effettivamente il nero ci cade e viene giocata donna scacco. Qui tra tutte le mosse il nero sceglie una delle peggiori, probabilmente era meglio donna g7 che evitava quindi al re nero di finire in una posizione dove poteva prendere il perpetuo. Viene giocata invece re h8, donna per torre, e a questo punto non c'è molto da fare. Il bianco anche giocando re g7, comunque donna g5 scacco, e difficilmente il nero riesce a uscire da questi scacchi infiniti. Tuttavia ancora più facile perché qui il nero ha giocato donna g8 e ora è veramente banale ottenere il perpetuo perché il bianco gioca semplicemente donna f6 unica, donna d8 unica, donna f6 unica. Il problema di questa partita è che o c'è stato un qualche disguido tecnico oppure i giocatori non sapevano bene come comportarsi. È successo che ora siamo alla mossa 36esima, 37, 38, 39. Sono andate avanti così cercando di ottenere la patta per triplice ripetizione. Ora, innanzitutto la patta non viene data in automatico, uno deve premere il tasto patta,
che appare. A volte può capitare, però non so, non sono sicuro, a me non me l'ha mai fatto, che il server non riesca a riconoscere quando c'è una triplice ripetizione. Basta che la stessa posizione si ripresenti 3 volte nella partita e un giocatore ha diritto di chiedere e ottenere la patta. Quindi ad esempio in questa situazione il bianco avrebbe voluto premere il tasto patta e di norma la doveva ottenere. Sono andate avanti così, sembra che il tasto patta non funzionasse o comunque richiedesse una conferma di patta dall'avversario, che ovviamente rifiutava, e siamo giunti alla 58esima mossa e il bianco ha abbandonato. In ogni caso poi ho pensato io a comunque contare questa partita come patta, perché probabilmente c'era stato un problema tecnico. Ora, se vi si ripresentassero problemi tecnici di questo tipo, se siete sicuri di essere in una posizione di triplice ripetizione, potete abbandonare se ovviamente non c'è il verso di far funzionare il server, e poi la patta comunque ve la darò io. Ok, quindi per il momento è tutto, vi auguro un buon secondo turno, in bocca al lupo a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!